Allora, legge di stabilità, che cosa ha portato? Perché se ne è parlato un pochettino, poi è stata soppiantata da altre cose che sono passate in primo piano, però di fatto è diventata operativa e quindi coinvolge la vita e la morte degli imprenditori, delle aziende, del mondo del lavoro. Quindi cosa emerge? Secondo te c'è stato qualcosa che vi ha colpito, che l'ha colpita in modo particolare? Ma guardandola dall'ambito lavoro, per esempio, è stata tolta l'IMU, verrà tolta l'IMU, è stata tolta l'IMU alle famiglie, ma resta per quanto riguarda, per esempio, i capannoni industriali. Allora lì mi chiedo se non era opportuno anche andare in qualche maniera a depenalizzare, seppur in minima parte, questo. E sono state fatte comunque delle cose importanti riguardo l'energia, degli sgravi, anche il discorso comunque del 40% degli sgravi per le assunzioni, quella è una cosa positiva. E sono stati dati anche, ci sono anche dei vantaggi per quanto riguarda le famiglie che hanno una situazione familiare, per esempio numerica di un certo tipo. Cioè, secondo me, dal punto di vista sociale, del sociale inteso in generale, quindi riguardante la famiglia, riguardante il singolo, va detto per esempio che è nata l'Agenzia Nazionale per l'Occupazione, che dovrebbe in qualche maniera accompagnare chi perde il lavoro, lo dovrebbe portare un altro lavoro. Va detto che io condivido che l'obiettivo del governo non è quello di dire tu lavori in un'azienda 40 anni, ma tu lavori per 40 anni in tante aziende, ma lavori sempre. È giusto questo. Quindi diciamo ci sono tutta una serie di iniziative, quindi come per ultima quella dell'Agenzia Nazionale per l'Occupazione, che vanno nella direzione giusta. Ecco, quindi ci sono senza dubbio delle cose Cos'è interessanti. che però sono dei raffazzonamenti, come hanno detto alcuni? Ma oppure Oppure delle non è. mance elettorali, per esempio ho visto il discorso di 500 euro ai diciottenni. Mia figlia mi ha detto: ma cosa fa? Cioè, non ha capito questi 500 euro, non lo comprende, non Quindi le dice comprendono. Poi potrebbero perché non essere ai inutilizzate. diciassettenni, non ai ventenni, non a chi è. Cioè, sembrano tutte iniziative come gli 80 euro, dico, sembrano che in qualche maniera, Vabbè, là ecco, si sapeva che era una finalità quindi elettorale comunque. insomma, il discorso, insomma, sono tutte cose che in qualche maniera di sinistra, che si vuole andare per andare ad aiutare, comunque a migliorare, a stabilizzare, a dare qualcosa in mano a chi comunque non ha avuto, che secondo me comunque sono azioni giuste, perché possono anche stare, ci possono anche stare, nel senso che io gli 80 euro a fine anno sono soldi, e con quei soldi a si paga l'assicurazione della macchina. 80 euro al mese possono essere pochi, quindi tutto va bene. Il punto qual è? Che siccome la coperta è troppo stretta, anziché andare a investire i quattrini in queste direzioni, che sono direzioni spot, che sono direzioni che possono sembrare scelte elettorali, bisognerebbe indirizzarle in sviluppo. Quindi, cosa Assolutamente. intendo per sviluppo? Sviluppo intendo aiutare le aziende, non tutte le aziende che assumono i lavoratori a tempo indeterminato e le crescenti, ma aiutare le aziende che assumono quel lavoratore in più. Chiaro. Buongiorno, ho visto diverse volte il vostro ospite nelle vostre trasmissioni. Mi fa piacere che un imprenditore esprima con chiarezza la sua opinione anche su questa politica non più credibile anche a livello europeo. Filippo da Bassano. Sì, no, questo io, beh, insomma, bisogna essere onesti. Cioè, onesti, insomma, il concetto di onestà potremmo disquisire. Ci sono, ecco, sul fronte, io per esempio ripeto, non ho condiviso e non condivido lo sgravio per i contributi per i nuovi assunti, a meno che, ripeto, non siano un nuovo assunto in più. Tu azienda ne hai 10, l'undicesimo ti sgravi, magari ti aiuto anche di più. In questa maniera È invece qualcosa cosa è di più stato fatto? Sono efficace. state aiutate tutte le aziende. Aziende che a volte non meritano questo, che avevano lavoratori anche non contratti validi, che erano competitivi perché lavoravano in maniera scorretta nei confronti di chi le tasse le paga. Ecco, io non credo che siano buoni esempi questi. Invece, ripeto, bisogna che i quattrini vengano orientati allo sviluppo. Imprese che investono, start-up aziendali, aiutare i piccoli giovani che hanno idee interessanti a svilupparli. Io dicevo ieri sera in trasmissione che un mio amico è tornato e aveva una bella startup,
E non ha trovato finanziamenti qui in banca, doveva andare in Inghilterra, lì ha trovato facilmente, o abbastanza facilmente, che le banche lo hanno sostenuto, perché le banche E sono in quindi ha grado dato di vita a valutare questa le azienda. start-up. In banca, in Italia, se vai, se non hai altri quattrini, non, neanche più valgono gli appartamenti o gli immobili, non ti danno Quindi nulla. siamo un paese che resta ancorato a dei vecchi parametri, non gli dà permesso di E questo crescere. secondo me è il Neanche per limite che vecchi, mi viene da dire per abbiamo. vecchi, ma in realtà non è neanche per vecchi, Sì, perché poi. quindi il limite che abbiamo è questo. Va bene quindi allora sanare le ingiustizie sociali, d'accordissimo, non è giusto, ma non basta. Dobbiamo lavorare in sviluppo. Il problema che abbiamo è un problema di consumi interni che non ci sono, perché non ci sono aziende che non investono. Quindi ambito sviluppo, altro ambito sono gli investimenti pubblici. Obama nel suo Job Act ha investito, ha fatto investimenti pubblici, oltre agli sgravi con delle assunzioni e altre start-up. Quindi non basta solo lo sgravio, bisogna investire nel pubblico, per le grandi opere. Allora la gente lavora, consuma. Invece, ecco, siamo legati a parametri anche a volte anche internazionali che comunque limitano questo. Anche basta vedere i comuni che hanno soldi in tasca e non possono assumere, non possono investirli perché escono dal patto fuori dal patto di stabilità. Altro ambito è poi questa madre di tutte le battaglie, sono la spending review, Che non è che esatto. che voglio dire, siamo, lì facciamo un po' sorridere perché preventiviamo 15.000 euro 15 miliardi di euro di spending review e poi ne facciamo forse a malapena 2, 3, 4, 5, quello che è. Quindi la madre di tutte le battaglie è un costo dello Stato che resta eccessivo, nonostante gli intendimenti del governo che sono giusti. Però io da quando sono nato, tutti i governi che da quando ricordo parlano sempre bene: lotta all'evasione fiscale, aiuto alle famiglie, aiuto Esordiscono. alle imprese, riduzione dei costi dello Stato. E poi non si sa come mai anche il debito pubblico comincia a aumentare, perché la spesa corrente è superiore a quella legata alla spesa per i conti investimenti. Ecco, Certo. allora. Ecco, allora tutte queste cose non ci rendono credibili, quindi questo è il problema che poi ha anche il nostro governo adesso, andare a battere i pugni sul tavolo a dove? Che pugni batti? Sono pugni un po', non sono pugni che fanno rumore. E quindi di conseguenza, soprattutto quando vai a toccare anche interessi di altri stati, ecco che Eh sì, ci ci stanno rimettendo a posto. Questo sta stanno avvenendo, ci rimettendo stanno i rimettendo a righe. posto. Ci sono, Cioè nell'angolino. esatto, ma ci sono pericoli di riprecipitare comunque in una crisi con queste varie Io, situazioni che si. per quel poco che ho studiato economia, so che diciamo, i mercati sono, l'andamento è, noi stiamo in una crisi che è quasi 10 anni o 8 anni, quindi è tanto lunga. Per Però cui. per noi in modo particolare tanto lunga, perché altri ormai ne sono già usciti e in modo anche eclatante. La Spagna, che sembrava che fosse messa peggio di noi, ne è già uscita. Quindi per noi è tanto Sì, lunga noi perché. siamo il fanalino di coda di questa ripresa, obiettivamente. Non c'è nessuno peggio di noi, forse la Grecia, perché la Grecia era già messa male. Noi stiamo in una leggera ripresa, ma siamo sempre gli ultimi. È evidente che quindi le scelte fatte non sono così efficaci. Questa situazione attuale, anche questa aggressione che c'è alle banche, questa speculazione alle banche, fa anche riflettere. C'è un tentativo proprio in questi giorni di penalizzarci parecchio, i speculatori sono. E non si riesce a comprendere il motivo, come mai. Oddio, è vero che ci sono delle sofferenze pari a 300 Certo. miliardi di euro, che Sì, no, comunque ma è infatti vero anche non le abbiamo una BCE. situazione chiara, questo Sì, è quindi, andato di però non fatto. vorrei che ci fossero anche altri aspetti. Per esempio, questa è una riflessione mia che non ho però. Sentito in circolazione, mentre le altre cose che ho detto bene o male si sanno, e noi adesso abbiamo un prezzo del greggio che sta diminuendo sempre di più. Con l'ingresso dell'Iran, le liberalizzazioni, ci sarà ancora petrolio, quindi ci sarà ancora più offerta, quindi il petrolio tenderà ancora a scendere, alcune ipotizze di 20 euro a barile. E vi sono l'Arabia Saudita, quindi l'OPEC, che a mio avviso vuole danneggiare gli Stati Uniti, che hanno un costo di estrazione superiore a quello che hanno loro, anche se, come dicevo ieri sera in trasmissione, non è tantissimo, ma il costo di estrazione di petrolio che ha l'America, gli Stati Uniti, è superiore rispetto a quello che hanno,
per estrarre gli arabi. Quindi gli arabi hanno avuto l'interesse a tenere basso il petrolio per cercare anche di danneggiare, perché la Stati Uniti, oltre, costa tanto estrarre, se non riescono a guadagnarci, a questo punto devono interrompere la loro produzione. Certo. Allora, siccome l'estrazione del greggio degli Stati Uniti è avvenuta grazie alla sovvenzione anche dell'interessamento delle banche statunitensi, oltre che dal privato statunitense, le banche statunitensi potrebbero, ma questa è la mia idea, attenzione, vedremo se poi si realizzerà, potrebbero essere danneggiate dalla mancanza o dall'interruzione di estrazione del petrolio. Ecco, allora mi chiedo, ci sono dei collegamenti tra le banche statunitensi e le nostre? Può essere questo un elemento che non si conosce, non si capisce, che in qualche maniera sta andando a danneggiare queste banche? Cioè, le nostre banche hanno interessi verso le banche statunitensi? Attenzione, sto facendo uno certo, scenario sì, che esatto. Però ripeto, tutto mio, una serie di congiutture che ho messo insieme che mi danno. Quindi c'è una situazione non facile, ecco, quindi la crisi, certo c'è le sanzioni alla Russia, e quindi la Russia era un grande importatore di prodotti, abbiamo messo le sanzioni e quindi non stanno consumando, consumano di meno. Alcuni sperano adesso con l'Iran che magari potrebbe essere un'apertura. Sì, perché l'Iran comunque è una bella potenza. La Cina, come si sa, i minimi storici in termini di PIL, aumento il PIL 6,5, che per noi è straordinario. Sì, per noi sarebbe per una cosa 25 anni inenarrabile. E quindi c'è un rallentamento, secondo me, la situazione internazionale. Questo non è positivo, secondo me potrebbe farci rimanere in questa situazione. Peggiorare no, ma rimanere in una situazione quindi comunque idillico. Stallo che fin tanto che abbiamo un Draghi che continua a emettere liquidità, eccetera, abbiamo una situazione del petrolio di un certo tipo, né? Può andare. Ci può quello far ci sopravvivere. Il discorso esatto. Di Draghi ci ha salvato. Però se questo non avviene, non dovesse avvenire, noi non avendo fatto i compitini, tra virgolette, che dir si voglia, rischiamo di riprecipitare nel baratro. Sì, peraltro c'è da riflettere anche, noi dipendiamo dalla Banca Europea. E questo noi è un abbiamo altro perso problema. La nostra sovranità, perché di fatto dipendiamo dal benestare o meno della che ci dà i quattrini. Cioè abbiamo, insomma, non è neanche da rifare, dovremmo riflettere. Ecco, secondo me, o si fa un salto a livello europeo con una politica, diciamo, veramente generalista, con una politica di condivisione, di insieme da parte degli stati, oppure vedo male, per esempio, noi abbiamo all'interno dell'Europa degli stati che fanno parte della comunità europea, ma che non hanno l'euro. Abbiamo Repubblica Ceca, abbiamo diversi stati adesso. Quindi, cioè, anche questi stati o ci sei dentro o ci sei fuori, perché questi stati usufruiscono poi finanziamenti europei. Certo, assolutamente. In un contesto di moneta che svalutano, come facciamo noi con la lira, svalutavamo la lira per essere più competitivi, quindi fanno concorrenza sleale all'interno agli altri paesi della comunità. Ecco, quindi o si crea un'uniformità di vedute oppure nascono queste situazioni. È stata messa a proposito sempre di Europa e di movimento anche di lavoratori, di persone, perché è sempre legato anche al mondo del lavoro necessariamente, messa in discussione da un paio di paesi, anzi un paio, da alcuni paesi Schengen, e l'abbiamo visto, adesso anche sembra l'Austria, poi la Croazia, Slovenia, eccetera, poi Nord Europa e così via. Questo può andare a ostacolare diverse situazioni, a parte che sono dei costi anche da sostenere, perché ripristina delle frontiere, rimetti, ricontrolla, non è una cosa esatto. Di poco conto, cioè non è solo una parola senza e lo dubbio. Faccio. Però di fatto va a inficiare un lavoro. L'Europa era sostanzialmente nata, diciamo, con la moneta unica e Schengen, la moneta unica è stata, vabbè, un papocchio, come si è visto, non ha soddisfatto molti, da noi è stata gestita malissimo. Adesso si va a toccare Schengen, quindi la libera circolazione anche delle persone, eccetera. E si mette in discussione tutto a questo punto, perché non è che resta solo l'Europa delle sanzioni, non c'è l'Europa unica che, sotto vari profili, quello fiscale doveva essere uno di questi, in modo da creare pari condizioni di lavoro un po' ovunque. Toccando il secondo lei, come è stato detto da alcuni, oppure tutto sommato non andrà ad incrinare, in questo momento diventa indispensabile anche far meno di Schengen? No, io credo che quando si hanno dei comportamenti in eccesso, sia in senso benevolo sia in senso poco benevolo, si sbaglia. Io, per esempio, quando gli immigrati sono arrivati in Germania e li accoglievano lì con l'inno alla gioia all'aeroporto, ho trovato quella situazione surreale,
qualcosa surreale davanti a un problema vero di persone che non avevano bisogno di nella gioia, che hanno bisogno, e si vede, di situazioni concrete. Quindi ho trovato davvero propagandista surreale, non mi è piaciuto. Non mi piace adesso l'estremismo di dire chiudiamo tutto, chiudiamo le frontiere e tutto, oltre ai costi che i singoli stati dovranno sopportare, ma perché non ritengo sia questo giusto. Ma io quello che chiedo, mi chiedo, io sono, per amor del cielo, ragazzo di campagna mi definisco, nel senso, no, ma se io ho 25 soggetti, o comunque una platea di soggetti, e c'è un problema, io mi metto intorno al tavolo con questi 25, vado ad oltranza, anche notte, giorno, 3-4 giorni, e dopodiché cerco di trovare una soluzione che sia in qualche maniera condivisa. Certo. Se i singoli partecipanti rappresentano veramente il loro paese, perché il problema è che se tu non rappresenti veramente il tuo paese, evidentemente non hai credibilità, quello è un altro discorso. Ma se sei dal tavolo, io parto dall'idea che tu lo rappresenti. Ma è così difficile trovarsi intorno al tavolo e decidere un attimino come comportarci con la questione dell'immigrazione, con il controllo delle frontiere esterne? Cioè, ma è così difficile? Io non capisco. Forse sì, forse lo è difficile, perché sicuramente non è facile, però almeno mettersi, provarci. Invece fanno incontri, un po' la Merkel, un po' Orlando, 2-3, si fanno i dispettucci, si fanno con uno smentito, ma sono cose veramente da bambini, che un'impresa, ecco, un'impresa, se dovesse lavorare così, chiuderebbe il giorno dopo. Ci sono due livelli diversi, infatti questa è la cosa. Qua, secondo me, comunque noi picchiamo anche di radici che ci mancano. Per esempio, noi era stata proposta, quando era stato fatto la comunità europea, se ci ricordiamo, il discorso era stato detto mettiamo le radici cristiane. Là non è stato messo volutamente il discorso delle radici cristiane. Perché si pensava anche alla Turchia, comunque. Però stiamo vedendo fare i conti in realtà con altre dinamiche. Dire, no? Insomma, poi se una squadra di calcio ha uno che non ci azzecca niente con quegli altri, bisogna prendere atto che non è quello la sua serie, deve andare da un'altra parte. Cioè, si sta venendo il modello Turchia, che veniva visto come un modello di esempio dei paesi della primavera araba. Dice, prendiamo ad esempio la Turchia, una democrazia, un Islam moderato. Si sta verificando, insomma, stiamo vedendo cosa realmente è. Dobbiamo interromperci un attimo per la pubblicità, ma poi ritorniamo con voi tra poco.